Puntuali come un orologio svizzero, Sunrise Pop entra nei vostri device. Bentrovati da Tommaso Barone, amici che ci state seguendo online. Beh, oggi parliamo di televisione, parliamo anche di modernità con i protagonisti della televisione. Io sono orgoglioso di poter salutare molti amici e molte amiche che in questo momento mi stanno guardando. Perché? Perché fare una chiacchierata con persone che vediamo spesso in video per me è sempre un piacere. Immaginiamo poi di espandere questo piacere a tutti coloro che sono cresciuti con i nomi che sto per pronunciare. Iniziamo subito ricordando che siamo in diretta sulla pagina di ditutto.it, siamo sulla pagina di inondazioni.it e su Lecce Video. Allora, io ho tutti i miei amici alle calcagne in questo momento, perché? Perché quando ho detto che avrei intervistato la bellissima Micole Azzurro, tutti quanti si sono invitati, sono così, si sono infiammati e volevano venire a trovarmi in studio. Ovviamente questa trasmissione prevede un incontro, ma virtuale. Micole, ben trovata! Ciao a tutti, grazie, troppo gentile. Bellissima, insomma, questo è un dato oggettivo, lo si vede subito, è molto, molto preparata, ne parleremo anche. Micole, dove ti trovi in questo momento? In questo momento mi trovo nella mia nuova casa di Milano, tra l'altro sono in work in progress perché ho i muratori dentro casa, che in questo momento non ci sono i muratori, ma un gruppo di streaming che stanno iniziando a creare la postazione con la quale io streamerò da martedì prossimo nell'altra camera. Ne dobbiamo parlare. Molto volentieri. Insomma, sei con ovviamente in ottima compagnia, immagino. Con chi sei in questo momento? In questo momento stai rientrando a casa mio marito. Salutacelo. Ciao. Ve la presento? Ma perché no? La padrona e la regina di casa. Dai, perché no? Noi vogliamo conoscere le persone, i VIP, nella loro vita reale. Quindi un po' come è successo per il programma su Spike, no? Effettivamente sì, lì è stato un momento. Ecco Sherry. Buongiorno, buon pomeriggio, buona domenica. Ciao. Lei è la principessa di casa, nonché padrona di tutto. E ogni tanto mi chiedono, ma tu, Micole, fai dormire il cane nel tuo letto? Io dico, no, ma assolutamente. E lei che ogni tanto, se ci comportiamo bene, ci fa dormire nel suo, che sarebbe quello matrimoniale qua alla mia destra. Io ho due gatti e loro sono i padroni della casa, insomma. Fanno tutto tranne che pagare l'affitto. Ecco, allora, appunto, siamo nella stessa condizione, ti capisco. Allora, Micole, possiamo darci del tu. Hai studiato recitazione sin da giovanissima. In un'intervista hai detto che il cinema e la televisione stanno lasciando il posto a questi nuovi device, no? Questi nuovi archibugi tecnologici, come dicevano gli antichi. Allora, io ti chiedo, la formazione, dato che tu hai studiato recitazione, hai studiato tantissimo, la formazione degli attori è cambiata in funzione di questo stravolgimento? Allora, la formazione di un attore non credo che possa cambiare in funzione a questo stravolgimento, nella misura in cui la recitazione rimane tale a prescindere. Ma la recitazione fa parte di un segmento professionale. Quello che sta cambiando, a mio parere, che chiaramente non sono il libro della verità assoluta, ma esprimo semplicemente un'opinione, questo tendo a precisarlo, cambierà la capacità di differenziare nel lavoro per un professionista che lavora come attore, come interprete. Perché è molto importante adesso non rimanere solamente nascosti dietro al ruolo. Le persone con questa necessità, passatemi il termine che può sembrare un'accezione un po' negativa, ma di spiare, che non vuole essere negativo, di spiare la tua vita vera, ha bisogno di conoscerti sotto altri punti di vista. Per esempio, io, nonostante sia abbastanza giovane, ho iniziato con la vecchia generazione di insegnanti di recitazione, perché ho iniziato a studiare recitazione che avevo 14 anni e ahimè qualche anno è passato. In questi anni che intercorrono tra i miei 14 anni ed oggi, prima mi insegnavano che l'attore doveva mostrarsi il meno possibile, perché chi ti guardava, il tuo fan, doveva lasciare la tua immagine dietro ad un alone di mistero che doveva regalare i pixel a fuoco solamente quando tu interpretavi un personaggio. Al massimo la parte di te che doveva esistere
per i tuoi fan doveva essere la realtà filtrata dalle interviste. Oggi non è più così e io ho dovuto aggiornarmi nel mio percorso. La fortuna, la mia età, comunque giovane, e quindi il mio relazionarmi ai device e alla tecnologia è stato di pari passo con la sua crescita e mi sono trovata pronta a cambiare il punto di vista della comunicazione della mia persona reale rispetto a quella che è la mia persona raccontata dietro la maschera di ogni personaggio che io ho raccontato, mi direte poi voi se bene o male, nelle varie parti che ho interpretato. Insomma, non stiamo noi a dirlo, anzi, No, io so che voi, tu hai. tu generico, eh. No, assolutamente, io so che hai lavorato anche. Anzi, ti faccio questa domanda secca: hai Vai. lavorato anche con Paolo Virzì. Sì, ho E, questo grande insomma, piacere. non si arriva a lavorare con Paolo Virzì se non si è preparati, c'è poco da fare. La Devo bellezza, dire la d'accordo, ma verità, le. però. Però è Scusami. così, sì. Io so anche com'è nata questa collaborazione, se non sbaglio, da un messaggio di Facebook, no? Volevo chiederti questo. Quando hai girato il film, se non sbaglio, si chiama Tutti i Santi Giorni di Paolo Virzì, che Paolo. secondo me, insieme a Tornatore, è una delle nuove firme d'eccellenza del cinema italiano. C'è anche Matteo Garrone, ce ne sono tanti altri, però insomma Condivido. Paolo Virzì sa il suo fatto. E volevo chiederti, cosa ti ha insegnato Paolo Virzì che le accademie non insegnano? Allora, ti dico la verità, ogni regista e ogni esperienza lavorativa, e io ho avuto il piacere e la grandissima fortuna ed onore di lavorare sempre con dei professionisti eccezionali, spesso molto più grandi di me e con un bagaglio di esperienza infinitamente più grande del mio, perché ripeto, ho iniziato da giovanissima, quindi ogni mia esperienza, anche poi nel perdurare del tempo, mi ha permesso di interfacciarmi con personalità che avevano un bagaglio molto grande. Tutti, dagli attori ai registi stessi, mi hanno insegnato qualcosa che è poi la messa in pratica dell'arte lavorativa e chiaramente non è paragonabile a tutto quello che esiste nella teoria. Ogni regista nel suo mi ha insegnato qualcosa. Paolo è riuscito a sbloccare una parte di me che avevo bisogno che uscisse fuori da un punto di vista interpretativo e che raccontasse le mie corde di dolore. E lui è riuscito a farle uscire fuori in un tumulto di emozioni che sono riuscita a rilasciare mentre giravo quella pellicola e che quando le ho riviste le ho riconosciute. Intendo dire che si può soffrire in tanti modi di fronte a una telecamera, però c'è chi riesce a farti tirare fuori quel dolore che è realistico, che è vero, senza, passatemi sempre il termine, talvolta ne utilizzo alcuni un po' forti, senza Beh. violentare la mia sensibilità. E questo per me è stato molto bello perché tante volte avevo paura di interfacciarmi con un tipo di recitazione che andasse così tanto a fondo nelle mie emozioni. Paolo è riuscito a tirarle fuori con la delicatezza del grande professionista che è. Insomma, c'è qualche aneddoto che ci vuoi raccontare, non solamente del film che hai girato con Paolo, qualcosa Ma che ti è viene. rimasta qui nel cervello? Allora, ti dico la verità, per me io ho la testa che è un insieme di ricordi che ogni tanto io sfoglio così come si fa con le immagini nella memoria del telefono per rendervi un'immagine visiva, perché veramente mi succede così. Ogni tanto quando vedo qualche film che ho girato, lo trovo su Sky o qualche replica su Canale 5, Rai 1, mi vengono milioni di ricordi. Sceglierne uno sarebbe difficile, vado a sentimento e ti racconto di tanti backstage in cui con Veronica Pivetti in una lunga serie che abbiamo girato insieme ci mettevamo a ridere sulle peggiori cose. E la cosa più bella e più divertente quando si crea un gruppo affiatato, così come è stato per esempio nel caso della Ladra con Veronica Pivetti, Sì, con la Veronica cosa più Pivetti. bella era fare a gara a chi ti faceva. Molto spesso quando si gira una scena, la si gira prima, se siamo due persone o tre personaggi, la si gira prima in totale, quindi si vedono tutti i personaggi che dicono le battute. Poi ci sta uno stacco dove ognuno viene inquadrato nel proprio primo piano e spesso, specialmente se si è tra generosi professionisti, chi ti dà le battute è appunto l'attore di riferimento. Quando ti trovi a dare le battute, quindi sei fuori camera ed è inquadrato l'altro, la cosa più divertente è dargli facendo delle facce stupide per vedere se l'altro ride. Certo, con buona pace del regista non deve succedere sempre, sono dei momenti in cui si cerca di tirare su l'umorismo e devo dire che quando era Veronica a farmi questi scherzi e quando lei a fare a lei ci si divertiva parecchio. Però ce ne Insomma. sarebbero davvero tante da raccontarvi, non riesco a sceglierne una soltanto. Senti, Nicole, io ho seguito il tuo programma Le Capitane, il programma dove insomma tu hai preso parte, ovvero le mogli o le compagne degli sportivi Le più donne famosi. legate allo sport.
Ecco, sì, c'è qualcosa che accomuna tutte le mogli o compagne degli sportivi? Ma sinceramente trovare un comune denominatore tra un genere così ampio e variegato sarebbe impossibile. Forse ci accomuna l'essere delle donne che creano una famiglia, quindi tutti i piccoli disagi dell'organizzazione. La cosa che forse potrebbe essere trade union per tutte è che tutte siamo delle ottime traslocatrici. Eh beh, sì, insomma. Perché non rimaniamo mai più di una stagione, due, tre nei casi più fortunati nella stessa città. Per me, che tra l'altro poi vivo di spola tra la città in cui lavora mio marito e quella in cui io devo lavorare, che spesso è Roma o Milano, e fortunatamente da un po' stiamo facendo base su Milano, devo dire che è ancora più difficile. Quando nella vita magari si è solamente mogli e mamme, è più facile affrontare gli spostamenti. Nel mio caso, ogni volta devo anche collegarmi con ragionare su quanto quella location sia logistica per gli spostamenti che poi dovrò effettuare io per lavorare. Insomma, dietro a un grande uomo c'è sempre una grande donna, c'è poco da fare. È una realtà che viene Troppo ancora di più buono. valorizzata. No, assolutamente. Senti, mi permetto di farti una domanda un po' noir, se vogliamo. In un'intervista ad un mio collega, tu hai detto una cosa importante. Il mio collega ti ha chiesto: Nicole, qual è la tua più grande paura? E tu hai risposto: la paura della morte, è vero? È vero. E io adesso ti chiedo, insomma, questi 2 mesi. Questi 3 mesi, dai, che abbiamo vissuto. Qual è stata la tua medicina per continuare poi ad avere quel sorriso che c'è poco da fare, è unico al mondo? Sei troppo buono. Ti devo dire la verità, sei molto sensibile in quello che nella domanda stai dimostrando una grande sensibilità nella domanda che mi poni, e tra l'altro sei anche sibillino, perché ho appena rilasciato un'intervista che uscirà tra poco su un magazine dove ho parlato proprio di questo, quindi mi hai letto nel pensiero. Io credo che io ho fatto una domanda ad una mia amica che è psicologa ed è una bravissima professionista sotto vari punti di vista, Flaminia Bolzan, che probabilmente conoscerai. Le ho sempre chiesto: Flami, ma per quale motivo io ho questa paura costante di morire? Cioè, proprio la percezione della fine non la riesco ad accettare. E lei mi ha risposto dicendomi: tutti noi, in tutto ciò entra anche Sherry perché non le piace questo discorso, vuole scendere. Tutti noi viviamo nel grande limbo tra la vita, la voglia di vivere e la percezione del rischio di morire. Noi ci troviamo in mezzo e per cercare di superare e trovare l'equilibrio tra questa paura e la spinta di vita, dobbiamo cercare di lasciare alle spalle quella paura. Chi la percepisce di più forse è nella condizione migliore per rischiare di meno che ciò accada. È chiaro che quando ci troviamo di fronte ad una pandemia e la paura, ci sembra che il pericolo sia di fuori dalla nostra porta che ci aspetta, bussando quasi, perché credo, mi permetto di dire, quasi per tutti, questa è stata la percezione nel corso della fase 1 del lockdown, è molto difficile trovare il focus per non avere così tanta paura, nonostante la paura la vediamo da vicino. Il mio antidoto è stato la progettualità e la predisposizione verso il nuovo e il positivo. Tant'è che più tardi, quando vorrai, ti Sì. racconterò che cosa ne è uscito fuori da questa necessità di progettare per cercare di anestetizzare la paura. Allora, grazie intanto per i complimenti che mi hai fatto. I pacchetti li porto a casa. Io adesso arriva la bella stagione, insomma, io so che ami viaggiare e so che hai anche una casa a Ibiza. Ma sai proprio tutto, non ci si può nascondere niente qua. Partirete, andrete a Ibiza tu e Matteo? Bisogna vedere che cosa succederà. Siamo tutti sotto il volere Sì, è chiaro, dei. dico Ecco, Covid se sarà permettendo. possibile, chiaramente sarebbe un desiderio che vorremmo portare avanti. Innanzitutto ci richiuderemo nella nostra casa al mare, nelle Marche, che è il nostro angolo di paradiso. E sicuramente, se sarà possibile andare veramente fuori porta, andremo nella nostra casa di Ibiza perché è tappa fissa per le nostre estati. Un po' come quel posto dove se non vai a inizio estate, l'estate non parte. Ecco, per noi è quel posto là. Fatevi spazio, insomma, arriverò. Ah, ti Nicole, aspettiamo a braccia aperte. tra poco parleremo di quello che inizierai a combinare da qui a 2 giorni.
Però insomma, vorrei chiederti che rapporto hai con i tuoi capelli, con il tuo bel biondo? Che rapporto hai? Allora, il rapporto che ho è di tutela e di cura infinita, perché in realtà, non so, tu probabilmente che sai tutto lo saprai, io sono una mescolanza, perché nasco da una mamma romana, quindi del centro Italia, ed un papà che affonda le sue radici nella Sicilia siracusana. Quindi i miei capelli in natura sarebbero neri scurissimi. Per essere così bionda, devo trattarli non bene di più, li devo coccolare infinitamente, idratare sempre e farli decolorare nella maniera più delicata possibile, altrimenti questa lunghezza non potrei mai portarla avanti. Quindi per me i capelli sono un po' come dei figli, tutti i giorni gli do il buongiorno, la buonanotte e un sacco di coccole. Allora ti presento un amico, Chicco Nalli. Ciao Chicco. Ciao a tutti. Ciao Mico. Ciao. Ciao. Ciao Tommaso. Insomma, ciao. Colui che sistema le teste delle più grandi conduttrici italiane. Ciao Chicco, come va? Grazie per aver accettato l'invito. Grazie a te Tommaso per avermi invitato, e poi seguivo il discorso di Micol, bravissima, ha una dialettica che è impressionante, bravo. Grazie. È vero, insomma. Mi piace tanto. Ma poi, guarda, io forse mi ripeterò, ma dove arriva un bel sorriso non arriva nient'altro, perché poi d'accordo la dialettica, d'accordo tutto, ma la solarità, quella è una cosa che non si prende, non si acquista e non si diciamo impara da nessuna parte. O ce l'hai, grazie, o non ce però l'hai. Il sorriso non sorge mai da solo, a volte anche merito di chi lo fa spuntare, quindi anche grazie a voi. Grazie Micolo. Allora Micolo, vai a prendere un caffè, fai ovviamente due coccole a quel baroncino meraviglioso, e vorrei adesso fare due chiacchiere con Chicco. Ciao Chicco, ben trovato. Ciao Tom, ciao a tutti, ciao a te e grazie per l'invito. Allora, vanno curati, coccolati i capelli, come ha detto Micol prima? Beh, come dice Micol, se lei ha origini sicule e romane, ovviamente il capello è abbastanza scuro, e per portarlo a quel biondo deve ovviamente coccolarlo, come ha detto lei, ma soprattutto al di là della coccola che gli può dare lei, come persona deve essere coccolato dal professionista che gli crea quel biondo, e deve essere veramente bravo, perché portare costantemente un capello biondo su una persona che è là scuro, sicuramente ci sono delle problematiche, ma se tu, un professionista vero, ti conosce e conosce la porosità dei tuoi capelli, riesci a mantenere un capello sano, bello e biondo, se vogliamo. Sì. Allora Chicco, parliamo un po' di te, parliamo un po' della tua vita, diciamo, dal punto di vista professionale. Prima ancora ti chiedo, sì, ci possiamo dare del tu, ovviamente io lo chiedo assolutamente prima. Assolutamente, certo, ci mancherebbe, ecco, altro. La tua partecipazione al Grande Fratello ha fatto emergere un tuo carattere abbastanza forte, abbastanza deciso, ma poi ovviamente anche una sfera di sensibilità non da poco, specialmente poi durante i collegamenti con i familiari. Ecco, Chicco, certo. come si può fare per conciliare una vita privata e una vita comunque sotto i riflettori? Beh, diciamo che per quanto mi riguarda non è così difficile, ma solamente perché io non mi sento un uomo da sotto i riflettori, ma mi sento semplicemente una persona, un uomo come tutti, ma soprattutto un padre. E una persona per bene, perciò tutto quello che faccio lo faccio col sentimento, col cuore, perciò anche televisivamente, quando vado televisivamente non vado per raccontare baggianate, ma vado semplicemente per raccontare quello che è Chicco, se mi si chiede, e la stessa cosa faccio a casa, perciò io trasporto quello che ho all'interno di quattro mura, le porto all'esterno e le metto all'interno di quattro mura, che magari davanti abbiamo delle telecamere. Tutto qua, non mi preparo nulla, non sono uno che punta ad essere il cosiddetto VIP della situazione. Se te mi hai seguito e hai capito Chicco chi è, Chicco è quella persona che sta cercando di rompere un po' i meccanismi di quella televisione un po' becera, nel senso non va più di moda la televisione del mulino bianco, tra virgolette, ma va di moda la televisione del molto trash, del molto cattivo, dell'essere attaccati. Ne parleremo tra poco con Sabina Spiro. Certo. Sopra le righe, cioè, no, io perché credo che ad oggi abbiamo veramente tutti bisogno di un po' di normalità. Io la predico sempre, la predico ai miei figli, ai miei amici e alle persone che mi sono accanto. E la predico anche a te, se magari non ce l'hai.
Ah, e io insomma ti ringrazio. Allora, Chico, tra poco parlerò di un argomento che magari ti toccherà il corazon, come dicono gli spagnoli, però prima sì. ti faccio un'altra domanda un pochino più leggera. Sei stato insignito, insomma, sei entrato nella top 10 dei 10 hairstylist più quotati in Italia. Sì. Com'è nata la tua passione per, diciamo, il pettine, il fono, o comunque per l'arte della testa? Allora, una premessa, non sono tra i 10 migliori hairstylist influencer italiani, ma nel mondo, perciò sono tra i primi 10 al mondo. Mamma, incredibile. E questa è una cosa, guarda, è stata tutto una cosa che io non ci credevo, pensavo che era scherzi a parte, pensavo che erano le iene. Quando mi è arrivato questo messaggio su Instagram, parliamo di 2 anni fa ormai, dove mi invitavano a contattare questa azienda newyorkese che mi aveva seguito nell'arco del tempo mio lavorativo tramite i social, e ci siamo sentiti tramite mail con questa azienda, fino a che sono arrivato al punto, mi hanno detto: guarda, sei stato scelto tra i 10 miglior hairstylist influencer al mondo, ci piacerebbe invitarti a Londra per fare una campagna di lancio moda insieme agli altri 9 migliori al mondo, perché erano 9, mancava uno, e hanno prescelto un italiano, e l'italiano sono stato io. E questa cosa a me, insomma, mi ha portato un'eccitazione non indifferente. Però ho anche fatto una cosa semplicissima. Ho detto: se io sono arrivato con la semplicità ad essere uno dei 10 migliori al mondo, non voglio pubblicizzarlo, non lo voglio dire, ma voglio continuare su quella strada, nel senso, me lo tengo per me, mi vado a vivere questa situazione di questi 10 giorni insieme ai migliori al mondo per divertirmi e per fare esperienza, ovviamente. E quei 10 giorni che ho fatto lì insieme a 100 modelle, insieme agli altri 9 migliori al mondo, tra cui il giapponese, il francese, l'americano, l'inglese, il tedesco, l'olandese, mi hanno fatto crescere mentalmente ad un livello pazzesco. E da quel momento in poi già vedevo le cose in modo diverso, perché per arrivare a quei livelli devi vedere un po' le cose in modo diverso. Ma quando stavo lì e mi sono andato a confrontare con tutte queste grosse realtà, mi sono reso conto di una cosa, e la dico con tutto l'amore del mondo: noi italiani siamo i numeri uno, perché su idee, sull'arte, sul modo di fare, sul modo di gestire qualsiasi cosa che sia bellezza, noi siamo veramente i più bravi. Non dico che sono che io sono il più bravo degli altri, però il modo in cui io trattavo le cose, ce la giochiamo. Io non dico mai me la gioco, ma io sono italiano, e da italiano ti dico che ce la giochiamo alla grandissima. Senti, Chicco, ti faccio questa domanda. Tuo padre è stato, oltre che un imprenditore, anche un pugile, se non sbaglio, vero? Sì, sì. E allora, sì, il successo nella professione si guadagna con i guantoni o con le carezze? Si guadagna con i guantoni e le carezze. Se tu hai visto il mio percorso, ti sei reso conto che io sono uno molto sensibile, a volte anche fragile, soprattutto quando si parla di famiglia, di mio padre o di tutte queste cose qui. Però devi avere nascosto sempre il guantone nella tasca, perché questo mondo, purtroppo, ce ne rendiamo conto tutti i giorni, che ci sono i lupi che stanno dietro l'angolo cercando di fermarti. Allora, io, il mio primo approccio è quello della normalità, quello della semplicità, quello dell'amore. Però se poi vedo che dall'altra parte c'è qualcuno che cerca di fare lo squalo con me, io divento 2 volte squalo. Metto da parte quella che è la mia sensibilità, la nascondo, e tiro fuori quella che è la mia, non rabbia, ma quella che è la mia capacità di poter gestire anche delle situazioni negative. E perciò io mi sento un po' pugile e un po', come posso dire, è un po' uccellino, dai. Può essere, un po' dai, sì, perché è un po' tutte e due. Sono un mix di, capito? Sono piccolo e grande. Come diceva quell'attore nel film di Verdone, sta mano può essere piuma o può essere ferro. Sì, sì. Sempre, però sempre, sempre andando avanti con, come si dice, con la norma. Io sono un buon, come ti posso dire, io riesco a gestire veramente le difficoltà, in una maniera bella, cerco di portare la calma sempre, ma lo faccio in famiglia, lo faccio all'esterno dove vado a lavorare, e credo di farlo anche nella vita normale, insomma, ecco qua. Senti, Chicco, volevo farti una domanda, forse dirò una sciocchezza, ma
un cantante quando scrive una canzone, insomma, poi la deposita e prende i diritti della SIAE, no? Le royalties. Sì. Ma quando sì. un influencer, un hairstylist, scusatemi, un hairstylist come te lancia una moda e poi milioni sì. di persone seguono, e soprattutto milioni anche di tuoi colleghi, di altri parrucchieri, se vogliamo, altri hairstylist, vanno a fare quel tuo stesso taglio, quella cosa che hai inventato tu, ti brucia un po'. Sì. Assolutamente, a me mi rende orgoglioso, perché d'accordo, perché l'orgoglio va bene. Quella cosa è, vuol dire che funziona, cioè il nostro lavoro, ovviamente un taglio non si può registrare come può essere un format televisivo o una canzone, ma un taglio va fatto perché poi io sono proprio uno di quelli, io faccio tanto coaching, io vado tantissimo nelle accademie a insegnare sia i ragazzi che iniziano e sia le persone già finite, tra virgolette, stili, ai stylist già preparati. È proprio il mio intento e la mia filosofia è quella di portare delle novità. E se la mia novità, io dopo un mese, dopo 10 giorni, dopo un giorno, la vedo che un mio collega all'interno di un salone la fa, vuol dire che io ho vinto, vuol dire che funziona, vuol dire che è reale. Va bene, torniamo un attimo negli studi televisivi, anzi torniamo lì nel backstage degli studi televisivi. Qualche curiosità adesso te la voglio chiedere, vediamo un pochino. Sei tu a decidere lo stile di una presentatrice, di una diva, o è lei che magari ti fa delle richieste particolari? Beh, diciamo che il personaggio televisivo, cinematografico, quello che si vuole, di solito ha un'idea. Però se c'è la persona che hai sotto, che si fida e ti dà carta bianca, devi essere te a decidere. Io tante cose l'ho decise e sono stato, come si dice, apprezzato per quello che ho fatto. Però tante cose le devi seguire. Magari non fai proprio quello che ti dice, tra virgolette, il personaggio, ma cerchi di fargli credere che fai quello che vuole, ma la stravolgi e la fai, insomma, felice. Io faccio questo di solito. Quindi sei libero sotto questo aspetto, non sei guidato da autori o comunque da altre persone. D'altronde, ma no, non riesci a esprimere la tua arte se sei giusto, guidato, non chiamerebbero no? un artista. Di un altro. Certo, bravo. Certo, assolutamente. Senti, Chicco, tu gestisci uno salone, se non sbaglio, a Roma, vero? No. Io avevo 6 saloni di mia proprietà. Ovviamente l'ho ceduti ai ragazzi che lavoravano da me, perché grazie a Dio ho tantissime richieste, non solo in Italia, anche in Europa, di girare, ovviamente, come ti dicevo, sia nelle accademie che nei saloni. Perciò io da un anno a questa parte giro, non avendo tempo di stare nel salone mio di proprietà, l'ho dati, perciò loro l'hanno presa e continuano la loro attività, e io giro, ed è una cosa divertente, perché tu devi sapere che io ho aperto il mio primo salone a 15 anni e mezzo. Io tra 2 mesi faccio 50 anni, ho fatto tanta tanta gavetta. Allora adesso mi diverto a viaggiare, andare, non lo so, in Puglia, o andare a Zurigo, o andare in Lombardia, o andare dove mi pare, a lavorare, perché io continuo a lavorare, a fare il mio lavoro, però lo vado a dare magari a quelle persone che non riescono a raggiungermi in un posto fisso. Perciò sono io che raggiungo le persone. Allora io sono rimasto un po' arretrato, perché sono rimasto al tuo salone in via Nomentana, quindi proprio di fronte... Teolada, perdonami, via Teolada, hai ragione. No, era proprio di fronte era proprio di fronte agli studi... Gli studierai. Senti, vabbè, adesso un messaggio anche per i tuoi colleghi, per tutti coloro che ti seguono. Hai visto le nuove misure del governo? Come le hai trovate? Le hai ritenute valide? Beh, io sono un po' contro questa cosa. Ho fatto anche una piccola campagna personale sui miei social di questo fatto qui. Infatti, parliamone. Sono stati proprio... un po'... siamo stati demonizzati, secondo il mio punto di vista. Allora, i saloni dei veri professionisti, Italia come nel resto dell'Europa, già hanno delle situazioni di equilibrio all'interno del salone, perciò tutto quello che è forbici o qualsiasi cosa tocchi nel salone già è igienizzato. Avrebbero dovuto solamente mettere le distanze, come hanno fatto, o chiudere ogni cabina al proprio posto, ma non dover chiudere per forza i saloni. Hanno chiuso, l'hanno demonizzato e ci hanno fatto perdere tanto tempo e tanto tanto denaro, perché i parrucchieri dobbiamo sapere che vivono alla giornata, perciò vivono con l'incasso della giornata. Se tu gli togli 1, 2, 3 mesi di lavoro, ovviamente vai a disinnescare un cane che si morde la coda, perciò il parrucchiere non lavora,
l'azienda per il parrucchiere, non, è tutto i una rappresentanti non lavorano, certo. È pazzesco. Anche perché... Il parrucchiere era, secondo il mio punto di vista, il parrucchiere poteva benissimo rimanere aperto con le varie distanze, con i vari tempi di ingresso all'interno dei saloni, ma non c'era bisogno di fare una chiusura così massiccia e così brutta per quanto mi riguarda. Senti, Chicco, per quanto riguarda invece, torniamo al discorso dello stile, sono più rompiscatole le donne o gli uomini? In questo momento magari non mi sta sentendo. Ecco, sì. Sì, ti sento. Io posso farti un paragone, guarda. Oggi è il 50% tra l'uomo e la donna. L'uomo, come dico sempre io quando vengono magari i clienti uomini, dico sei diventato come una donna, cioè sei esasperato da quello che è il vedersi allo specchio. L'uomo è diventato donna, è vero. E ti dico una cosa, che l'uomo pretende forse anche di più della donna oggi. Perché viviamo nell'immagine, viviamo nell'epoca dell'immagine, sicuramente. Parliamo di immagine, parliamo di successi. Che cosa ti lega alle sorelle Kardashian? Beh, le sorelle Kardashian 2 anni fa mi hanno fatto una richiesta esplicita di poter essere uno degli uomini immagine per quanto riguarda un loro brand, che era la Kardashian Beauty, che praticamente trattavano di prodotti per capelli, piastre, tutte queste cose qui. E da una ricerca sempre fatta, loro hanno rilevato nella mia persona un professionista che potesse competere nell'ambiente lavorativo e potevo benissimo far esportare dagli States questa idea loro di cosmetica e presentarla in Italia. Io per 2 anni ho collaborato con loro, ovviamente io non l'ho conosciuta perché abbiamo fatto tutto tramite email, tramite contratto e tramite gli agenti italiani, però io sono stato molto molto orgoglioso anche di questa cosa. E loro, il mio modo di fare pulito, semplice, che credo che arriva. Ok, senti, io ti pregherei adesso di andare a prendere un caffè perché adesso vorrei invitare una donna meravigliosa e una... professionista molto elegante, forse anzi, sicuramente l'avrai conosciuta. Intanto grazie per aver risposto alle nostre curiosità, è sempre un piacere poi scoprire un lato diverso di una persona, magari ecco, non è il tuo caso perché come dicesti prima, insomma, quello che sei a casa sei in televisione, però ecco, ci piace avere la conferma di questo. Grazie Chicco, rimani con noi. Grazie. Grazie, grazie. Adesso parliamo di bellezza perché vorrei... parlare con una modella, ha fatto teatro, ha fatto cinema e soprattutto giornalista e regista. Janet De Nardis, buonasera. Buonasera, buonasera Janet. Ciao a tutti. Grazie per aver accettato. Grazie per aver accettato l'invito, Janet. E allora, insomma, io ho scritto un po' di domande perché comunque lei ha una carriera incredibilmente lunga, incredibilmente piena anche di soddisfazioni. Però, ecco, vorrei partire da un suo successo. Allora, vediamo un attimo, ecco. Lei è giornalista e regista e partiamo dal film pluripremiato che narra la storia di una famiglia costretta a vivere in un futuro, comunque costretta a vivere in casa e si affida alla realtà virtuale. Il film si chiama, se non sbaglio, ecco, punto di rottura, ecco, un piccolo lapsus. Ecco, questo film parla di questa situazione che ho appena citato. Ma lei sapeva qualcosa che noi non sapevamo? Allora, ti devo dire la verità, Tommaso, guarda, in realtà... mi è capitato più di qualche volta che qualcuno mi abbia fatto questa domanda, ma è un'osservazione. Io come l'altro autore, quindi Marco Passiglia, che approfitto insomma sempre per salutare e ringraziare per la collaborazione, e in realtà quando noi abbiamo scritto la sceneggiatura e poi quando eravamo lì sul set si girava e quindi c'era tutta questa atmosfera di isolamento, noi stessi pensavamo insieme a tutto il cast, a tutta la troupe, pensa te se un giorno ci si trovasse davvero
chiusi, a non poter uscire mai di casa, ad avere il timore, insomma, del contatto con gli altri, eccetera. E poco dopo ci siamo ritrovati in lockdown. E onestamente ha fatto venire brividi anche a me. Però la verità è che alla fine è un po'... come dire, tutto quello che ha a che fare con il mondo del racconto cinematografico è questa, una riflessione sul futuro. La fantascienza non è insomma pura ipotesi e basta, che non ha nulla a che vedere con quello che è. Molto spesso quello che vediamo nei film poi lo ritroviamo nella realtà. Insomma, come no? Insomma, la fantascienza è d'accordo, ma fino a un certo punto, anzi, è triste realtà. Lei è molto impegnata sotto questo aspetto, è vero? Beh, sono molto impegnata sotto questo aspetto, nel senso, io sono molto sensibile a tutto ciò che ha a che fare con il mondo dell'audiovisivo, del racconto avveniristico, che può però fare qualcosa anche proprio per dare dei messaggi positivi, nel senso che anche questo film, Punto di rottura, in realtà nasce da una riflessione. La riflessione è quella della tutela del mondo, della tutela del luogo in cui noi stiamo vivendo. Sono mamma da non tantissimo, sono una primipara attempata, come si suol dire, e quindi ho, diciamo, nel tempo comunque sviluppato questo senso ancora di più di tutela di tutto ciò che appartiene all'universo che viviamo, perché sai, quando si diventa genitore, comunque vuoi o non vuoi, per quanto sei stato attento prima, ti cresce dentro un desiderio di far perpetuare quello che c'è, di migliorarlo, perché comunque sai che vuoi che i tuoi figli siano non solo come te, ma molto meglio di te, e quindi hai veramente il timore di non fare qualcosa. Ecco, forse quando diventi genitore hai proprio la necessità, l'urgenza di fare qualcosa che a volte non sei riuscito a fare prima o a comunicare prima. E l'audiovisivo, secondo me, ha una potenzialità incredibile in questo senso, e lo ha ancora di più. Prima parlavate appunto di quanto attraverso i mezzi di comunicazione, internet, eccetera, si creino personaggi, si creino realtà, si siano creati mondi nuovi, no? Inesplorati prima, però si creano anche dei canali nuovi che riescono ad arrivare a tutti. Insomma, ho capito che lei vuole andare a parlare dell'audiovisivo, anche perché lei insegna all'Università La Sapienza di Roma, se non sbaglio, proprio un web serie e ovviamente anche prodotti dell'epoca moderna. Ha un corso particolare, vero? Insegna tuttora? Sì, all'università insegno web serie e prodotti multimediali, anche in un master in fashion studies, fashion film, sempre con quegli audiovisivo si parla. In entrambi i casi quello che mi piace, su cui mi piace lavorare insieme ai ragazzi e agli studenti, è fondamentalmente, ecco, sentirsi un po' dei privilegiati, perché il poter raccontare attraverso delle immagini qualcosa è anche una responsabilità, è il fatto proprio di possedere delle nozioni che tutte messe insieme possono poi andare a creare qualcosa che influenza il domani di qualcun altro. Chi di noi non è stato influenzato da un film, da un video visto? Cioè, la realtà è che noi siamo influenzati da quel mondo immaginifico, e quindi se qualche volta con una nostra riflessione riusciamo poi a fare un lavoro ben fatto, e anche quando, io lo dico, anche quando dobbiamo fare qualcosa di commerciale, no? Perché poi la vita non è tutta idillio, ma molto assolutamente è qualcosa. Dobbiamo vivere, dobbiamo appunto entrare in un mercato, in un'industria, anzi l'industria cinematografica, bisogna dire prima di tutto, è un'industria, non è un luogo dove dobbiamo pensare a me va di dire qualcosa e lo racconto come lo potremmo fare in un libro. E lì è il lavoro di tantissime persone, e è il desiderio di tantissime appunto di avere un riscontro di quello che si fa. Però anche quando magari lavoriamo per un committente che può essere un brand e ci chiede di raccontare una storia che racconti quel brand, magari cerchiamolo di fare con sempre il desiderio di voler dare un messaggio, e secondo me questo è molto molto importante. Janet, allora, dato che parliamo proprio di digitale, allora a questo punto accendiamo i riflettori sul Digital Media Fest, di cui lei è direttrice. Quindi accendiamo i riflettori, parliamone un pochino
e diamo anche delle indicazioni ai ragazzi talentuosi. Certo, assolutamente. Sì, il Digital Media Fest è un festival dedicato ai prodotti audiovisivi web nativi, quindi si può parlare di web serie, come di viral video, come di fashion film, ma insomma tutti quanti quei prodotti che nascono dalla rete e che quindi fondamentalmente nascono principalmente, anche se non solo, da autori indipendenti, che quindi hanno un'opportunità finalmente di entrare nella filiera industriale, perché i festival in realtà quello che fanno è mettere in contatto i giovani con giovani talentuosi, con produttori, con brand, con anche le istituzioni. Io vengo da insomma un percorso di successo che è quello del Roma Web Fest, appunto poi è cambiato in Digital Media Fest, dove nella prima edizione, parliamo 2012-2013, chiaramente prodotto web seriale, neanche si sapeva cosa è una web serie, non lo sapeva praticamente nessuno se non gli internauti più sfegatati, più appassionati di internet. E in realtà poi portando i rappresentanti delle istituzioni si è riuscito a far capire che il linguaggio stava cambiando e che bisognava soprattutto parlare ai giovani, perché è inutile che ci si lamenta del fatto su internet con la maggior parte dei prodotti sono brutti o comunicano cose sbagliate. Beh, però dobbiamo riempirlo anche di cose buone, e quindi solo parlando, solo inserendo dei prodotti che sono di qualità, allora a quel punto si riesce anche a dare un senso e a un valore a quei canali. E quindi dimmi. No, non volevo interromperla, però mi ha dato spunto per fare una domanda. Ecco, sul web ci sono prodotti anche che non vanno, che non andrebbero visti, non andrebbero proprio nemmeno prodotti. Però ecco, in una emittente radio televisiva c'è un direttore dei programmi, c'è qualcuno che vigila sul prodotto che poi viene mandato in onda. Sul web questo vigilantes non c'è, o quantomeno non c'è nell'immediato. Non è un problema questo? Assolutamente lo è. Quindi indubbiamente lo è. Diciamo che con gli ultimi strumenti tecnologici si riesce a ovviare a tutto quello che ha a che fare, insomma, con cose più estreme, quindi tutto ciò che ha a che fare con immagini molto violente oppure con parole molto pesanti viene immediatamente segnalato e poi bloccato, cosa che non accadeva all'inizio, quindi è chiaro che anche in questo senso la tecnologia può aiutare. Però è quello esattamente quello che stavo dicendo, cioè diciamo che il pubblico, come anche quello televisivo e quello cinematografico, deve essere sempre educato, e può essere educato soltanto dandogli non solo gli strumenti ma anche proprio il prodotto, e quindi il filtro non può essere quello che decidiamo che qualcuno possa dire questo sì e questo no, perché altrimenti rientriamo in un meccanismo un po' dittatoriale, mentre la vera libertà del web è proprio quella che ognuno ha la possibilità di poter presentare quello che fa. In realtà diciamo che secondo me il web è molto più meritocratico di qualsiasi altro mezzo, semplicemente perché se un prodotto non vale, non lo vede nessuno. Non nell'immediato, esatto, non nell'immediato, ma a lungo andare questa cosa si vede, come si vede quando un prodotto è valido. Magari ci mette più tempo chiaramente a raggiungere un suo riscontro perché non ha i mezzi di pressione pubblicitaria, però alla fine vediamo sempre che il buon prodotto, il buon autore arriva sempre ad essere conosciuto, quindi in questo senso secondo me è molto, molto meritocratico. E però c'è un mare magnum di prodotti assolutamente orribili, questo sono d'accordo. Senta, vedendo una sua intervista, insomma, lì parlava di finanza etica legata al mondo della produzione per il web. Sì. Che vuol dire? Beh, finanza etica è tutto quello che ha a che fare con investimenti che vengono realizzati rispettando l'ambiente, rispettando anche i principi proprio di pari opportunità per tutti. Ve le faccio un esempio, gli ESG, che magari qualcuno l'ha sentito nominare, che sono questi principi a cui si devono attenere oggi tutte le grandi aziende. Sono principi banali, ossia dobbiamo mettere nei consigli di amministrazione genere maschile e genere femminile,
dobbiamo, non so, fare in modo che ci siano dei controlli affinché l'azienda non inquini, e quindi verificare che magari anche all'interno dell'azienda stessa ci sia una filiera per cui i dipendenti non siano costretti a fare cose poco etiche. Insomma, si tratta, la finanza etica è tutto ciò che ha a che vedere con il mondo economico e finanziario, che esiste, deve esistere, non c'è niente di male nel parlare di... No, anche perché, d'accordo... Sì, sì, d'accordo i giovani talenti, d'accordo le idee innovative, d'accordo tutto, però poi alla fine c'è il mercato, che forse il mercato sta cambiando anche in maniera forse più veloce, o no? Assolutamente sì, il mercato cambia velocissimamente, semplicemente perché cambia anche la tecnologia, cambia la necessità di risorse, siamo sempre di più, e chiaramente ci sono pesi diversi tra uno Stato e l'altro, ma anche perché cambiano le abitudini. Io dico sempre, grazie a un telefonino oggi siamo connessi ovunque, noi lo chiamiamo telefono, ma in realtà in questo momento non lo stiamo utilizzando come un telefono. Io quasi non telefono più. Eppure lo... Dove si trova adesso? Esatto, io mando solo messaggi vocali, messaggini, faccio appunto incontri così in video, e lo uso come un computer, leggo le mail, eppure insomma alla fine è diventato un compagno di vita. Senza il telefonino ci sentiamo persi, non sappiamo più trovare una strada, e questo modifica anche le nostre abitudini. Poi le nostre abitudini sono cambiate anche per motivi chiaramente economici, perché... diciamo, rispetto a 20 anni fa, rispetto a quando ero ragazzina io, è cambiato tutto. I miei genitori tornavano a pranzo a casa, chi torna più a pranzare a casa, chi condivide più quel momento con la famiglia. Cioè, veramente si è modificato tutto. Abbiamo sempre 10 minuti di tempo, e per questo anche ritorno al fatto che i prodotti audiovisivi web nativi molto brevi funzionano. Lo credo, è cambiato proprio lo stile di vita. Vabbè, insomma, chi meglio di lei che ha prodotto un cortometraggio di successo ce lo può confermare. Janet, rimanga con noi, perché adesso vorrei utilizzare la sua carriera e la sua eleganza, perché comunque quello che ha fatto in televisione lo conferma, tutto quello che lei ha affermato l'ha affermato con molta eleganza. E la televisione elegante, quella che entrava in maniera garbata nella casa degli italiani, forse non c'è più. Ne parliamo con chi quella televisione l'ha fatta per davvero. Janet, le presento Sabina Stilo. Janet, piacere. Ma ci conosciamo benissimo. Ciao Sabina. Ciao, abbiamo anche lavorato per un periodo insieme. Ciao Janet. È stato un grandissimo piacere, tra l'altro. Cosa avete fatto insieme? Insieme, sì. Eccoci, bentrovati a tutti. Forse riuscirò a dire due cose di seguito, Tommaso, perché la linea purtroppo insomma non mi sta aiutando oggi. Allora, sovraccarichiamo ancora di meno le nostre strumentazioni. Janet, le chiedo di attendere 5 minuti, il tempo di parlare un pochino con Sabina, e poi ci troveremo tutti insieme per gli ultimi consigli, d'accordo? Allora, Sabina, che piacere incontrarti, va bene, siamo sul web, ma che piacere incontrarti. Ecco. Il piacere è tutto mio, saluto tutti, anche la bellissima Puglia. Grazie, la abbracciamo molto volentieri. Allora, lei ha fatto parte della televisione di qualità, e questo lo dico senza timore di smentita. Ha lavorato con gente di un certo livello, prendo l'idea, Giancarlo Magalli, Pippo Baudo, e poi quello che per me era uno zio, Marco Columbro. Insomma, che è una bellissima persona. Sì, ecco, sì. Quella era una televisione italiana, come ho detto prima, che entrava con garbo nella casa delle persone, bussava prima di entrare. Le manca quella televisione? Mi manca intanto la televisione, anche se sono molto soddisfatta insomma di tutti i lavori che sto portando avanti negli ultimi anni. Insomma, la mia carriera è un po' cambiata, mi sono dedicata di più al giornalismo, alla conduzione, però sicuramente mi manca la televisione di qualità, quella che prevedeva un lungo periodo di preparazione. Non posso dimenticare i grandi varietà con Pippo Baudo, dove veramente con Gino Landi le coreografie, si stavano i mesi interi veramente a lavorare prima di salire
quel palcoscenico e fare le dirette che poi regalavano degli ascolti straordinari. Era una televisione diversa, una televisione dove si notavano tantissimi particolari, c'era una grande attenzione e sensibilità. Guarda, ti racconto un aneddoto. Vai. Tipo Baudo, che riguarda appunto Serata d'Onore, al Teatro Montecatini, bellissimo. E ricordo che durante le prove, anzi faccio questa parentesi, noi iniziavamo alle 9 del mattino a provare e finivamo a mezzanotte con le pause pranzo-cena, era una cosa veramente... Oggi è impensabile, oggi è impensabile. Impensabile, con questo veramente mordi e fuggi, non è più così. Allora ricordo che Baudo si avvicinò, perché lui era sempre presente a seguire tutte anche le prove, audio, eccetera, eccetera, e mi disse, mi raccomando, siccome avevo un balletto dove avevo le mani davanti, dovevo interpretare un brano della Oxa, e mi disse, mi raccomando, lo smalto rigorosamente chiaro, trasparente, perché la donna di classe in TV lo deve avere chiaro. Per cui, per dirti come notava qualsiasi piccolo particolare, parliamo dello smalto delle unghie. Oggi vediamo di colori e di misure di unghie, insomma, che destano molto stupore a volte. Però era così, era una TV che era preparata nei particolari, c'era grande attenzione, ma proprio verso l'arte, si amava tanto l'arte, ecco. Non dimentichiamo che lei ha studiato da mezzo soprano, poi ho studiato danza. Beh, queste sono doti che vengono, ecco, soppesate di meno oggi nel mondo della televisione. Vuole togliersi qualche sassolino? No, vabbè, non ho voglia di togliermi i sassolini, perché io ho dato quando era il momento giusto di dare, no? Poi a un certo punto ho visto che la TV, per quello che sono ovviamente... che erano le mie aspirazioni, le mie esigenze, stava cambiando. Adesso, senza togliere nulla al valore di determinate professionalità, come possono essere le veline, no? Che non voglio assolutamente stare a screditare ruoli, cose. Però una volta, prima di dire showgirl, showgirl aveva un significato e dovevi saper cantare dal vivo, magari conoscere anche gli spartiti musicali, no? Per gli obbligati, gli stacchi, certo. E sì, no? E poi avevi tutta la preparazione della danza accademica e così via. Adesso, sai, basta un pochino sgambettare, essere magari un po' avvenenti, molto simpatici, e ecco lì che subito viene attribuito, no, questo ruolo di showgirl, che ha perso totalmente, insomma, la sua vera natura. E mi manca, dicevi anche prima, sì, mi manca un po' quello spettacolo che forse oggi, per risentirlo nelle proprie corde, si può rappresentare attraverso il teatro, perché ecco, il teatro non è stato snaturato. Forse è l'unico luogo... Ne parliamo tra poco. Sì, ecco, l'unico luogo dove probabilmente ancora si fa l'arte vera pura. Allora a questo punto, ecco, ve lo chiedo subito. Lei ha dovuto dire di no perché, se non sbaglio, era impegnata con... 1.000 lire al mese, se non sbaglio, in televisione, ha dovuto dire di no a Garinei, che la voleva in una produzione teatrale. Ecco, poi dopo, vabbè, insomma, doveva fare una scelta, come lei ha detto in un'intervista, non avendo il dono dell'ubiquità, doveva fare una scelta. Dopo ha bussato di nuovo alla porta del teatro, è tornata sui suoi passi. Dopo ho fatto molti altri spettacoli, ho avuto il piacere di lavorare con Dino Verde, forse uno dei suoi ultimi grandi spettacoli di varietà, con... oddio, adesso ho un attimo di vuoto. No, non è un problema. I personaggi, perché effettivamente ho lavorato con tanti, a volte mi sfugge qualche nome, però sì, ecco, insomma, ho fatto tanti altri spettacoli, anche di prosa più leggera, e invece altri musical, West Side Story, no, mi sono divertita comunque, ma non solo qui in Italia, io sono stata anche molto all'estero, in Spagna, in Sud America, quindi ho avuto veramente modo di viverlo a 360 gradi questo lavoro, con tutte le sue sfaccettature. E le sue caratteristiche. E adesso la radio. Sì. radio Live, Rai Radio Live. Insomma. Noi siamo la radio del web di Radio Rai. E in radio ci sono oramai da 5 anni. E mi piace molto. Certo, per chi arriva dalla TV e per chi ha l'arte dentro, e ti manca un po', no? Quel manifestare poi
tutta quella preparazione che ovviamente hai anche acquisito con gli anni, che hai formato, che hai strutturato. La radio è un altro modo di esprimersi, c'è anche un calore differente che devi andare a cercare, perché non c'è l'immagine che ti aiuta, è tutto basato sulle parole. Beh, forse prima, adesso con tutte queste webcam e cose del genere. Assolutamente, però insomma mi diverte molto, mi dedico molto alla cultura, mi piace dialogare con autori che pubblicano i loro libri. Aspetta, scusate, eccomi, si sta scaricando il cellulare. La tecnologia, che dialogano con i loro libri. Mi occupo molto di sociale, perché Live è il riferimento di responsabilità sociale RAI, quindi approfondisco tutte le campagne solidali, per cui ho veramente modo anche di essere quotidianamente in contatto con delle realtà anche molto dure, queste cose anche se... Allora, questo, ecco, giusto per tornare al discorso di prima, questo è uno studio radiofonico, anche se vogliamo, dato il microfono e tutto il resto, però insomma, abbiamo dovuto mettere le luci e tutto il resto per via proprio dell'immagine. Che adesso... Ultimo tornato. È il mio studio, insomma, privato, quello che sta a casa. Però ecco... Tu stai benissimo. grazie Sabina. Però ecco, torniamo alla tua produzione radiofonica, quello che fai in radio. Io mi sono permesso di scrivere questa domanda perché è una domanda particolare. In una delle ultime puntate hai intervistato Annalisa Perino. Sì. Che ha scritto un libro che si chiama Bambini a casa e felici, un manuale su come far vivere serenamente ai bambini, insomma, la sì. Quarantena. Io ti chiedo, Sabina, anzi, ti chiedo, ormai siamo diventati amici. No, dammi di tutti, prego, grazie. Quanti anni hanno le sue figlie e che mamma è Sabina Stilo? Allora, che mamma sono te lo dovrebbero dire loro, però considerando tutti i milioni di bigliettini che mi lasciano sempre, mamma super, mamma ti amo, mamma sei unica, mamma qua penso di essere una buona mamma. Ho due figlie, Alice e Agnese. Alice ha 16 anni, Agnese ne ha 11. Sono due ragazzine, vabbè, detto da una mamma, insomma, non fa testo. Però io e mio marito le stiamo crescendo su con tanti tanti valori. Io arrivo da una famiglia semplicissima, dove prima diceva Janet, adesso non c'è più il tempo, no, di sedersi a tavolo. Io impongo assolutamente dei momenti che devono essere... dove non esistono cellulari, iPad e quant'altro, dove ci sediamo e parliamo, e ci raccontiamo tutto, quello che è accaduto a scuola, quello che poi accadrà nel pomeriggio. Sono molto presente, poi adesso lo sono stata ancora di più in questa quarantena, tra compiti, verifiche e quant'altro. E mi piace molto, io me le vivo tantissimo le mie figlie, proprio cerco di assorbire qualsiasi loro momento, loro profumi, anche... e gli umori che cambiano crescendo, c'è un grande dialogo, sono veramente la mia vita. Senti Sabina, volevo farti un'altra domanda, più che altro una mia curiosità. Io adoro leggere, ma il tempo purtroppo mi manca. Come fa Sabina Stilo a leggere tutti i libri, insomma, che poi va a presentare, va a intervistare anche gli autori? Come fa? Dove trova il tempo, Sabina Stilo? Guarda, Tommaso, io li leggo tutti e non ti so come spiegare... Come fai? No, allora, io li leggo tutti. Adesso ne sto leggendo uno molto molto bello che si chiama Il bibliocario di Auschwitz, che dovrò presentare la prossima settimana. E ho acquisito un metodo, però non lo so spiegare. Le mie figlie tante volte, quando devono studiare, insomma, dei bei libri importanti, dicono: mamma, ma come fai? Io riesco a leggerli, ho questa capacità di memorizzare l'intera pagina, di assorbire le informazioni più importanti, e sono veloce, mi dedico, insomma, un giorno intero riesco a leggere un libro. Ovviamente non dedico solo al libro, che poi devo cucinare, devo... Quello dico. Non saremmo donne, non saremmo mamme. Allora, vogliamo ricordare, ecco, dato che il suo programma in radio è molto ben frequentato, no, da autori e da persone che hanno veramente qualcosa da dire, vogliamo ricordare che c'è anche il podcast.
Certo, assolutamente, su a parte vi ricordo sempre il sito di www.rairadiolive.it, è facilissimo perché poi chi ha Rai Radio Play può ovviamente entrare con questa applicazione straordinaria e poter riascoltare anche tutte le trasmissioni e le puntate. Tra l'altro proprio in questo momento sta andando in onda una mia puntata dedicata alle nostre forze, esercito, marina, aeronautica, e Arma dei Carabinieri, insomma tutti coloro che hanno lavorato con grande sinergia per contrastare la problematica legata al coronavirus. E quindi insomma io vi aspetto sempre per cercare di raccontare un po' l'anima delle persone, ecco, non solo quello che fanno e che dicono, ma anche quello che sono, perché a questa età mi interessa di più questo, capire chi ho la persona davanti. Senta, lei fa tante interviste e... Interviste le faccio anch'io, sia per Di Tutto che anche per la radio. Come si mette a nudo una persona? Che bella domanda che mi fai. Allora, io non lo so, però accade, nel senso che se dovessi spiegarlo così su due piedi non ti saprei dire guarda, devi fare così, devi usare quella strategia. Io chiedo, semplicemente sono una persona molto curiosa, mi piace conoscere veramente. Sai, ha detto, io farei tante domande anche a te, Tommaso. Quando vuole. Per me è un orgoglio, è un orgoglio. No, la mia caratteristica, il mio modo insomma di essere, di andare sempre oltre a quelle che possono anche essere le apparenze. E poi sai, tante volte ci sono anche delle empatie che nascono, delle alchimie particolari. Mi fa piacere sapere che gli ospiti si trovano un po' a casa loro quando noi chiacchieriamo, no? Manca giusto una tazza di tè o un caffè e poi sembrerebbe appunto una conversazione così tra amici. Mi piace questo, ma non so dirti, forse è una mia caratteristica quella di riuscire a entrare dentro le persone e di farle aprire, però non penso che esista un modo per poter fare questo, e penso che sia fatto di cuore. Senti Sabina, ormai mi sto confondendo anch'io, il piacere che ho. Quando erano piccoline le tue bambine, le hai mai portate al circo? Sì, come no? Che cosa dicevi alle bambine? Un giorno la mamma lo presentava su Rete 4. Esatto. Allora, io le ho portate al circo, anche se purtroppo non amo il circo. Però ovviamente è un grande posto, no? Per i bambini, tutti questi animali, queste cose. Però insomma non mi piace molto vedere l'animale, deve stare al suo posto, deve vivere a contatto con la natura, nel suo luogo. Ma questo è un discorso a parte. Sì, a parte. Un'altra storia, lo faremo un'altra volta magari. Però le mie bimbe le ho sempre portate dappertutto, quindi sono nate con questa attenzione verso le cose, verso gli altri, anche verso la natura. Noi abbiamo la fortuna di avere un'azienda agricola, mio suocero, quindi sin da piccoline giravano tra maialini, asinelli, pulcini. Sono, guarda caso, animaliste, proprio mai torture, tutto quello che riguarda gli animali bisogna solo amarli e crescere. I nostri animali vivono di vecchiaia, muoiono di vecchiaia, anche i nostri maialini di cinta tese. Questo per dirti che comunque sicuramente insomma le ho sempre coinvolte in tutto ciò che ho sempre fatto. Loro sono sono molto amanti anche dell'arte, loro sono due piccole attrici tra l'altro. Quindi hanno un po' seguito, nel loro DNA c'è questa cosa, lì c'è, ha interpretato con... Oddio, oggi non so perché ho un vuoto. Ha interpretato, non è un problema. Il mio marito dietro mi suggerisce, quindi è successo, sarà l'età, l'Alzheimer, come un gatto in tangenziale. Come un gatto in tangenziale, sì, come no. Sì, era la figlia che... di Antonio Albanese con la grandissima Paola Cortellesi, la regia appunto di Riccardo Milani. La piccola ha fatto dei film per la TV, insomma si divertono, loro hanno questa passione per la recitazione, quindi le lascio giocare, ecco, finché si divertono va bene. Va bene, allora da una mamma che parla ovviamente di spettacolo e parla in maniera orgogliosa delle sue figlie come attrici, ad un'attrice. Torniamo a salutare Micol Azzurro. Micol, dobbiamo parlare di una cosa importante. Sabina, rimani anche tu, ci mancherebbe.
Ciao Sabina. Io no, io vi lascio parlare tranquillamente. Va bene, allora Sabina, ci sentiamo dopo per i saluti finali, tanto ecco, non tarderemo. Nicole, allora, gioia mia, mi sono permesso di dire gioia mia, tanto comunque Matteo non sarà sì. assolutamente geloso. No, è d'accordo. D'accordo, questa è bella. Allora, tra due giorni. Io so che hai delle cose da fare tra due giorni. Tra due giorni partirà un canale, il mio canale, su Twitch, dove streamerò e potrò finalmente raccontare una parte di me, diciamo quella metà di me che era rimasta nascosta, perché nel corso della quarantena ho iniziato a parlare ai miei follower, a chi mi ascolta dai miei device, visto che questo è il termine che tu hai scelto, allora portiamolo avanti fino alla fine con coerenza. Io sono rimasto al microfono della radio, e ormai si dice device, ma si dice così, non l'ho certo inventato io. Ho un ottimo rapporto anche col microfono della radio, ma di quello ne parleremo in un'altra intervista se vorremo e se vorrai, e volentieri ti racconterò qualcosa che magari non ti aspetti. Però sì, adesso sì. Rispondo alla tua domanda dicendoti che martedì alle 17 su Twitch, nel mio canale dedicato, si accenderanno le prime luci dell'inizio dello streaming, dove parlerò di tanti argomenti che in realtà non ho poi così tanto trattato nella mia storia rispetto ai miei social. Questa parentesi si è aperta nel corso della fase 1 del lockdown, perché avendo più tempo a disposizione chiaramente c'era più possibilità per me di prendere vari discorsi o vari argomenti che spesso tenevo un pochettino da parte e vivevo nella mia vita privata, come per esempio la mia passione per il gaming, ma anche la mia passione per le ricette. E ho cercato anche, insieme alla produzione di Crossover Universo Nerd, di inventare qualcosa di particolare. In realtà è stata un'idea che è partita da loro per un incontro fortuito che sta generando un bellissimo progetto. Tra l'altro adesso si trovano nell'altra stanza armando la postazione e stiamo valutando se partire subito dallo streaming da casa o dallo studio, dal loro studio. Quindi questa sarà una cosa che si vedrà in divenire nei prossimi giorni. L'unica certezza che c'è è che martedì alle 17 partirà, si accenderanno le prime luci. Inizieremo con un jazz chatting, quindi parleremo insieme a chi avrà il piacere di essere insieme a noi sulla rete, e racconterò tutto quello che vorrò proporre sul mio canale tematico. Parlerò di gaming, parlerò di bellezza, giocheremo insieme e parlerò di ricette nerd. Quindi ho cercato di mettere insieme la passione per il gaming insieme alle ricette culinarie, perché non so se lo sai, ma esistono dei libri di cucina dedicata dove si ricreano delle pietanze che si possono trovare quando si gioca ad alcuni giochi. Però non ti posso dire tutto. Io sono rimasto Super Mario che andava sul fungo. Ecco, io sono rimasto ai funghi di Super Mario. Ecco, a parte che devi sapere che un Super Mario è un evergreen, perché tuttora fa parte dei personaggi più amati dal popolo che ama il gaming. Però diciamo che si sono un po' spostati verso lo sparatutto, che non è la mia passione principale. Io sarò sincera, io racconterò la mia verità. Finalmente ho trovato uno spazio dove poter raccontare quella parte di me che, come dicevamo all'inizio della chiacchiera che abbiamo fatto io e te, prima d'ora tenevo un pochettino da parte. Ho iniziato piano piano ad aprirmi verso il mondo internet, verso il mondo dei social, verso il mondo dei docu-reality insieme alle capitane, e questo percorso sta continuando a crescere. L'ultimo nato di questo percorso di crescita sarà il mio canale di Twitch, quindi mi auguro che tante persone avranno il piacere di conoscermi sotto un'altra veste. Perché no? Allora verrò anch'io così a visitare questa tua nuova produzione. Sarei felicissima. Ma perché no? Insomma, poi ci possiamo mettere d'accordo. Intanto ti do una dritta. Se dovessi incontrare Renato Zero, ecco, sì, sappi che lui è uno che la PlayStation proprio... Lui e la PlayStation sono una cosa sola. Ma veramente? Quindi ha una PlayStation sorcina? So che si è fatto costruire proprio una stanza dentro casa proprio per giocare alla PlayStation, che, come ha detto lui in un'intervista, mi infinitamente, perché se un artista del genere riesce tranquillamente a raccontarlo, allora io nel mio piccolo devo proprio sentirmi libera finalmente di poter raccontare questa verità che è rimasta celata per fin troppo tempo. Nicole, io ti mando un abbraccio e un bacio, grazie per i tuoi sorrisi, grazie per la tua solarità. Grazie a te che mi hai messo il mio agio e mi fai essere così serena.
Grazie, grazie infinite. Anzi, l'emozione stava tutta da questa parte, fidati. No, e non, no, è, no, 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 no. E non è un complimento. Ma sempre a doppio senso l'emozione, se no non si sente. È una realtà. Nicolo, un abbraccio, grazie. Grazie, adesso saluto a tutti quanti. Vorrei tornare con Chicco. No, ci sono, c'è una bella squadra che lavora dietro questa produzione. Tra poco andremo a salutarli. Ciao Nicolo, un bacio. Ciao Nicolo. Ciao. Allora, Chicco, dobbiamo salutarci, sì. Ecco, non prima di averti chiesto qualcosa. Ecco, vuoi toglierti qualche sassolino? Sassolino? Ma guarda, sono uno che i sassolini se li toglie. Ma io posso dirti solo una cosa, io mi paragono un po' alla formica, tu dirai che c'entra? La formica, se tu guardi una formica, la formica lavora sottoterra, scava, passa anche sotto i piedi dei giganti, ma se vuole fa cascare i giganti, perciò sto lavorando sottoterra per far cascare dei giganti che a me non piacciono, tutto qua. Quindi aspettiamo notizie. Certo, sì. Va bene, abbiamo parlato di tante cose, delle curiosità. Su Rai con Caterina Balivo, dove possiamo seguirti? Guarda, no, io ovviamente Caterina adesso sì, ha quel programma. Aggiornami. Ma prossimamente ovviamente io lo dico, però c'è sempre con il senno di poi, perché finché si mettono le firme io non credo, perciò io vedo, cioè credo se vedo. Devo fare un programma televisivo che doveva partire prima del Covid, che trattava proprio di bellezza e benessere, perciò il mio ambito lavorativo stava partendo, poi è successo tutto questo manicomio, io dico, e si è bloccato lì. Spero di ripartire da settembre con un programma mio televisivo che parla proprio di bellezza e benessere, ma fighissimo, fatto, scritto da me insieme ad altri autori importanti. Lo vedrete, appena avrò che partirà, te lo farò sapere in anteprima se ti fa piacere. No, come no, anzi, ma come me, insomma, tantissime persone che ti seguono. Anzi, ti vorrei chiedere una piccola gentilezza. Puoi mandare un saluto a Clarissa, che è la mia... stilista, colei che si impegna a farmi sembrare umano, non dico bello, ma comunque che ti sta seguendo. Assolutamente un bacio grande a Clarissa. Clarissa, bellissimo nome, mi piace tantissimo. Allora, in bocca al lupo, mi raccomando, segui Tommaso sempre al massimo, e se hai bisogno di qualche idea, non dico aiuto perché sarai bravissima, mi puoi contattare e magari possiamo esaminarla insieme, volentieri. Grazie a Chicco. Ciao Chicco. Ciao, un abbraccio. Un abbraccio. Ciao Tommaso, che bello parlare con queste persone. Una bella persona, una brava persona, come ha detto lui. Ciao Chicco, ciao. Grazie. Io vorrei tornare a salutare Janet. Ciao Janet. Mi senti? Ciao, eccoci, vi avevo perso per un attimo, come va? No, va benissimo. Allora, Janet, in una sua simpatica intervista lei ha detto io parto in vacanza ogni 3 mesi. Sì, questo apparteneva a 10 anni fa, vecchia come intervista. Beh, io mi devo documentare quando faccio una chiacchierata con gli ospiti, quindi. Sì, no, devo dire la verità, guarda, è stato un momento della mia vita, ripeto, era molto molto tempo fa, era anche di più, e nel quale ho viaggiato veramente tantissimo e ne sono felicissima, perché effettivamente secondo me ci sono dei momenti della vita in cui si possono fare per varie ragioni, lavorative, di famiglia, eccetera, e delle cose che poi ovviamente metti in secondo piano, perché appunto ti dedichi di più a cose più importanti, no? In questo momento appunto la famiglia, un altro tipo di carriera. In quel periodo comunque facevo tantissima televisione, che mi consentiva anche di avere magari più libertà in alcuni momenti, non avevo una bambina, non so, ero più spensierata, vogliamo dire, quindi assolutamente partivo tantissimo. Ma guarda, è una di quelle cose che davvero secondo me fanno crescere tantissimo, perché vedere il mondo, vedere come vivono gli altri, immergersi nelle altre culture,
ti dà una sensibilità diversa e soprattutto è qualcosa che nessuno può toglierti, è la tua esperienza, e quindi sono i soldi meglio spesi, il tempo impiegato nel modo migliore, quindi io lo consiglio a tutti nelle fasi di vita in cui è possibile. Questa non è possibile, ecco, come dire. Va bene, allora un abbraccio da parte nostra ai suoi ragazzi dell'Università della Sapienza. Io mi permetto di fare l'ultimissima domanda, me l'ero preparata prima. Tantissime persone, insomma, noi ragazzi, quando eravamo ragazzi, eravamo spensierati. Oggi i ragazzi con cui si relaziona lei sono spensierati o hanno paura del futuro? I ragazzi hanno tanta, tanta paura del futuro, tantissima, sono davvero spaventati da tutto, ma sono spaventati in primis a causa dei loro genitori, delle loro famiglie, perché? Diciamo, noi, la nostra generazione viene da genitori che hanno vissuto un momento felice in cui comunque era tutto molto più semplice, in cui c'era il posto fisso ancora nella loro idea, e quindi in cui, come posso dire, se progettavi, ecco, se faccio un esempio banale, se decidevi di studiare medicina, saresti stato un medico, sicuramente avresti avuto il tuo posto di lavoro e anche un'ottima posizione sociale. Questo non c'è oggi, no? Nessuno garantisce nulla, anzi in questo senso forse c'è una libertà maggiore, perché puoi scegliere di fare qualsiasi cosa, perché tanto la differenza non la fa quello, il settore nel quale hai studiato, ma la differenza la fa la tua caparbietà, la tua capacità poi di mettere a frutto quello che sai, qualsiasi sia il settore. Quindi può valere molto di più, non so, per una persona una laurea in lettere che non una appunto in medicina o in ingegneria, e questa cosa non valeva assolutamente prima, era molto diverso il concetto, cioè non c'è più. Ma oddio, i tempi sono cambiati, anche perché studia giurisprudenza, ci sono più avvocati nella provincia di Milano, certo, che in tutta la Francia, quindi esatto. Il mondo è cambiato. Esatto. Però questa cosa fa sì che i genitori siano totalmente spaventati, e questa cosa la comunicano ai figli. E quindi abbiamo una generazione di ragazzi che hanno assolutamente paura del futuro, sono spaventati di quello che accadrà, sanno, si autoconvincono che qualsiasi cosa loro faranno, comunque non è detto che avranno il riscontro per quelle che sono le loro capacità, anche se io dico che non è vero questo. Io penso e vedo assolutamente che le persone in gamba, le persone meritevoli, magari con più fatica di quelle che sono raccomandate, che ovviamente sono quelle che riescono a fare tutto molto più facilmente, però vedo che le persone capaci, che sono anche in grado, soprattutto quelle persone che sono in grado di cadere e di rialzarsi, sono quelle che alla fine riescono a trovare la loro posizione nel mondo. Soprattutto sono le persone che inseguono le loro passioni. Ecco, la differenza la fa nella riuscita nella vita la passione. Quindi incito tutti i giovani e anche i loro genitori a dire assolutamente che bisogna credere nel futuro, e che il futuro veramente è nelle nostre mani, è in quello che vogliamo, in quello che desideriamo, in quanta passione ci mettiamo. Grazie di essere stata una nostra graditissima ospite, Janet. Grazie, grazie mille a te, Tommaso, non mi hai dato del tu, però va benissimo lo stesso. Sai, guarda, allora, devo essere onesto, mi rimane difficile dare del tu ad una persona come te, che comunque, insomma, sei una docente universitaria, hai fatto una televisione di alto livello, non dimentichiamo i suoi collegamenti con il Parlamento, con tante altre cose, no? Quindi ha presentato molti premi di qualità in situazioni particolari. Ecco, dare del tu ancora mi rimarrebbe difficile, ma comunque mi impegno, grazie, grazie. E ti dico grazie di essere stata con noi, Janet. Grazie a voi, grazie ciao. Mille, ciao, in bocca al lupo per tutto. Chiudiamo con Sabina Stilo. Sabina. Eccomi. Allora, hai ricaricato il cellulare? Sì, hai ricaricato? L'ho ricaricato. Sabina, dove ti trovi? Perché vedo delle nuvole là dietro. Forse l'estate è ancora tarda ad arrivare. No, è che sono le finestre, sì, che stanno riflettendo l'immagine.
come ti dicevo prima, sì, mi trovo in questa azienda agricola di mio suocero a Poggio Mirteto. Ci troviamo a Poggio Mirteto. Ogni tanto il fine settimana, soprattutto adesso che si può cominciare di nuovo a girare, ovviamente senza esagerare, ne abbiamo approfittato, siamo tornati in questa oasi felice. E va bene. Sabina, io ti auguro tutto il bene di questo mondo, a te ovviamente, anche alle tue figlie. Grazie per aver accettato il nostro invito a chiacchierare così, a farci una semplice chiacchierata. Ricordiamo il tuo impegno in radio, su ovviamente... Sì, no, no, perché è un impegno importante. Rai Radio Live, ma perché è un programma di spessore, cioè quando si intervistano personaggi che hanno qualcosa da dire, insomma, è un tesoro, che è un fiore che va colto, secondo me. Anzi... colto no, perché i fiori si lasciano, altrimenti poi si lascia, bravo. Ne arrivano le dimostranze degli ambientalisti. La conoscenza e anche il sapere altrui è sempre una risorsa importante, no? Sia per se stessi che anche per gli altri, per chi ne vuole fruire comunque. E comunque grazie per averlo ricordato, il programma si chiama Questioni di Stilo. Di Stilo. E beh, no. Eccola presente e ben onda su Rai Radio Live, la radio del web di Radio Rai. Grazie a Sabina Stilo, grazie, un abbraccio. Ciao a tutti, ciao. Buona cena Sabina. Grazie, grazie, che bello poter incontrare persone che abbiamo visto sempre in televisione e adesso sembrano più vicine grazie al web e sicuramente amiche, data anche la loro umiltà. Da Tommaso Barone è tutto, la settimana prossima ci collegheremo addirittura con New York e cambieremo sede e andremo a trasmettere dagli studi di tutto. Ringrazio la meravigliosa Patrizia Faiello che ha coordinato tutti gli ospiti, saluto e ringrazio Walter Delrico per Di Tutto e ovviamente Gino Brotto per Lecce Video e i nostri amici di inondazioni.it. Da Tommaso Barone alla prossima, un abbraccio, buona domenica. Thank you.